Un cattivo primo tempo, No, no, migliorato. è una prestazione imbarazzante, è diverso, non cattivo, cattivo primo tempo. Prestazione imbarazzante, così non si va da nessuna parte. Cioè, abbiamo rubato un punto, è quella la verità, basta. Prestazione imbarazzante, come si riparte? Imbarazzante, e giocatori con la paura di giocare, per fortuna che non ci hanno contestato, pensa se ci contestavano. Imbarazzanti, hanno ragione, meritano di più e dobbiamo tirare fuori i coglioni perché così non si va da nessuna parte. Imbarazzanti. Io per primo mi prendo tutta la responsabilità, gliel'ho detto, e da oggi in poi chi si gestisce sta fuori, va fuori rosa. Siamo in tanti e anche se siamo in pochi non è un problema, tanto l'anno scorso mi allenavo con 8-9 giocatori, non è quello il problema, mi sono salvato lo stesso. Parli di qualcuno in particolare oppure proprio in generale? Lo sanno loro chi. Come te la spieghi questa situazione, cioè questa partita? Non me la spiego, perché ci hanno sostenuto, ripeto, per fortuna che non ci hanno contestato, era una paura incredibile, giocavamo tutti i palloni all'indietro, non riuscivamo a andare mai in avanti, pallonate lunghe, pallonate dentro a caso, robe incredibili. Sono imbarazzato io a proporre queste cose qua, non ci giro intorno io, quando la partita fa cagare, punto, non è che ci giriamo tanti intorno, abbiamo rubato un punto. Ci è andata bene che Sodini ha tirato il missile e basta. Pensi sia una questione di approccio mentale o c'è Sì, è dell'altro? tutto mentale perché cioè, abbiamo cancellato tutto quello che dalla mente avevamo impresso e è incredibile. Adesso come pensi di far No, no, reagire la squadra? devono reagire, devono prendersi le responsabilità. Perché una prestazione così è indecorosa, imbarazzante per chi viene a pagare il biglietto, dobbiamo dargli indietro i soldi. Grazie.